Allora, sentiamo da Maria Chiara, che ha partecipato alla gara non competitiva di Nordic Walking, si dice così. Nordic Walking. Come è andata? È andata bene, era un paesaggio stupendo, naturalisticamente, una passeggiata bella, rilassante, un po' impegnativa all'inizio e poi tranquilla. Mi sono divertita. Va bene. Maria Chiara, ti ringrazio e ti faccio tanti auguri. Grazie mille. Francesco Bondoli. Francesco Bondoli. Caramello, questa bella ragazza che ha vinto la prima edizione della gara, com'è andata? Come si è trovata? Sentiamo. È stata una bella gara, vabbè, il paesaggio qua è bellissimo, io sono di qua quindi lo conosco bene, forse anche quello che mi ha aiutato a fare una bella gara perché sapevo un pochino i punti strategici. Una giornata stupenda, una bella gara, non ho fatto troppa fatica, è stata una... Soddisfattissimo, direi. Non me l'aspettavo. Ecco. Proprio... Brava. Mi sembra anche vero. Sei stata veramente brava e ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per le prossime gare. Grazie. Grandissimo! Il percorso è molto bello, era un percorso
conoscevo già perché un po' di anni fa mi allenavo spesso da queste parti, facevo sempre il giro del lago, non lo facevo completo come in occasione della gara, però era un percorso a me noto, molto bello, ho potuto apprezzare la grazia di essere prima ancora 41 di gara. E l'ultimo quarto d'ora purtroppo sono stata raggiunta dalla mia avversaria che ha vinto e io sono contentissima, soddisfattissima, ti vedo, eh? Molto contenta. Allora, grazie Fretta, grazie come sempre, grazie. Prego. It's a beat of tango, mambo, cha-cha, salsa, y la rumba. But now, Mr. DJ, mix all the styles together and give me the bulu bulu. Give me bulu bulu. Oh, shake it, shake it. We dance the bulu bulu. Oh, shake it, shake it. Vorrei sapere da te com'è andata la gara. Cioè, è arrivato prima, è la prima edizione e penso che sei felice, no? Prima edizione, tanti concorrenti così e pubblico così, sono contento. Vediamo che all'Alpe Forno, sono contento del percorso, qui sono le strade femminile. In casa. Ho cercato di dare il massimo quando ho sentito che facevo fatica. Ho stretto i denti e ho detto proviamola ragazzi. E alla fine è andata bene. Va bene, va bene, sono contento per te, ti faccio tanti auguri per le prossime gare. Grazie mille a voi, grazie mille a tutti. Su queste strade, intanto all'arrivo la numero 252. Ciao Davide, com'è andata la gara? Praticamente, è andata, direi bene. No, su questi percorsi sono riuscito a stare dentro all'Ervin. Paolo Proserpio. Ovviamente lui è fortissimo, ma è arrivato primo, però sono contento. Ciao, bella gara, emozionante. Ok, primo sicuri per le prossime gare. Grazie. Ciao. Bene, cioè la gara la conoscevo bene perché io sono del posto. Peccato che sono caduto la prima discesa a Misanco e ho picchiato giù la coscia su una pioda in sasso. E ti ha creato qualche problema? A botta calda non sentivo niente, dopo la seconda salita l'ho accusata. Ha accusato un po' di dolore. Non riuscivo a spingere con la gamba e ho dovuto rallentare. Comunque hai fatto un gran bel risultato, sì, posso dire sì, questo? Sì, no? Si poteva fare meglio però. Sei contentissimo, no? Sì, si poteva fare meglio però, va bene così. Va bene, ti ringrazio. Grazie e ti a voi. Faccio tanti auguri per le prossime gare. Grazie mille. Ciao. 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 Quindi il panorama mozzafiato, non era una gara velocissima, quindi si riusciva a godere del panorama che c'era, la giornata è bella, partiamo con e andata anche bene. E ti faccio tanti auguri per le prossime gare. Grazie. Ok, grazie a te. Della... Ciao.
Categoria femminile, terzo posto, gradino più basso del podio, medaglia di bronzo anche se simbolica per Rita Tocchei. Al secondo posto allora, medaglia d'argento per Umbretta Bellorini. Primo posto, un atleta di casa, sale nell'Olimpo dell'Alpe d'Evero, dopo essere salita questa mattina a 2300 metri, adesso sul gradino più alto, Giada Caramello. Giada Caramello, atleta di casa, residente a Paceno, iscrive il proprio nome nell'albo d'oro di questa prima edizione del Trail Alpe d'Evero. Mentre si chiude il cerimoniale delle foto di rito, io vorrei rubare un attimo l'attenzione a tutto il pubblico. Ecco così, bravo. Il gradino più basso del podio di questa prima Alpe d'Evero Trail, 17 km, Mauro Mancin. Secondo posto, medaglia d'argento per Gabriele Blardone. Bravo Blardone, bravo Gabriele! Tutti due, eh? E al primo posto, vincitore dell'edizione numero 1 dell'Alpe d'Evero Trail, percorso di 17 km, per Paolo Prosercio! Gli applausi dell'Alpe d'Evero! Bravo Paolo! Bravo Paolo! Vieni! No, piano, piano, piano! No, ricordo che oltre alle foto potrete trovare i filmati di questa splendida giornata sul YouTube, sul sito di Franco Rancati, quindi YouTube Franco Rancati, potrete trovare i filmati di questa prima edizione dell'Alpe d'Evero Trail. E al terzo posto, gradino più basso del podio, medaglia di bronzo, 30 km, prima edizione Alpe d'Evero Trail, Gabriella Baccan. Posto invece, medaglia d'argento, Umbretta Mistri. E al primo posto nell'Olimpo dell'Alpe d'Evero, prima edizione Alpe d'Evero Trail, 30 km, vince Sheila Bonetti! Brava! Gli applausi sono tutti per voi! Complimenti! Okay.
Prime 10 assolute. Frassetti. Medaglia d'argento invece sulla seconda gradina del podio di questa prima Alpe d'Evero tra il Davide Caraschi. E viene incoronato re dell'Alpe d'Evero un atleta di casa, anche lui di Baceno, Erwin Beni. Complimenti a tutti. Complimenti agli organizzatori, complimenti alla Trail Running Novara, ma il merito di questa manifestazione è anche vostro. Fino in fondo alla strada prima che inizi la salita, dopodiché daremo... Recettiamo da Lamberto Guzzetti, titolare del blog della 3S di Rescaldina, un blog abbastanza seguito. Com'è andata la gara? Ho fatto la 30 km, è stata durissima, per me è stata durissima, forse non ero in condizioni migliori, comunque la giornata è stupenda, il posto è ottimo. L'unica cosa da dire è che i ristori erano veramente scarsi, non c'era niente da mangiare, solo soddisfatto fatto dalla gara. Certo. Va bene, ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per i prossimi eventi, le prossime gare. Grazie. Okay. Ciao, grazie a te. Ciao.